Oggi ci troviamo ad Avelengo, un paesino super tranquillo e carino. E questo è il nostro punto di partenza per fare un giro ad anello, toccando ben tre malghe. Adesso prendiamo il sentiero numero 16 e ci dirigiamo verso la malga Lidner. Pochi minuti dalla malga potete fermarvi per una pausa a questo stupendo biotopo pieno di pesci rossi. Adesso camminiamo ancora una decina di minuti. Con un passo più che tranquillo, eccoci arrivati alla malga Lädner. Un posto fantastico, sembra di essere in paradiso. Qui un po' di relax, come vedete, e poi si riparte alla volta di malga Verana. Secondo voi che cosa abbiamo mangiato? Gustosissimi mirtilli. Siamo arrivati alla seconda malga, Malga Verana, situata in mezzo ad ampi prati, bellissimo panorama. Adesso ci fermiamo qui per la pausa pranzo e poi proseguiremo verso la nostra terza tappa. Ed ora lasciamo la malga Verano alle nostre spalle e andiamo verso la malga Burzer. Siamo arrivati alla nostra terza malga, la malga Wurzer. Qui il dolce di certo non ce lo facciamo sfuggire. Buon appetito! Lasciamo la malga Burzer, dove abbiamo gustato un ottimo strudel di ricotta, e adesso facciamo ritorno al nostro punto di partenza ad Avelengo. Siamo ritornati ad Avelengo e qui chiudiamo il giro di oggi. È stata una piacevole e semplice camminata, passando per tre malghe davvero stupende, tutte punti ristoro con parco giochi, immensi prati, un sacco di animali liberi. Lungo il cammino abbiamo fatto anche una bella scorpacciata di mirtilli e lamponi.
come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!